Buonasera a Fulvio Caccia, poeta, scrittore, saggista, traduttore. Buonasera. Vive a Parigi, ha vissuto da giovane a Montréal, in Quebec, in Canada. Ha pubblicato cinque romanzi, tra cui La Coïncidence, da Guernica nel 2005, Unité Catalan. È l'ultimo romanzo da Balzac nel 2018, la raccolta di racconti Golden Aitis da Balzac nel 94, e sei raccolte di poesia, tra cui Acnos, edito da Guernica nel 1994, che ha vinto il premio del governatore generale del Canada, che è il premio più prestigioso del Canada. E ha scritto Italia e altri viaggi, in francese, pardon, l'ho tradotto a orecchio, coedizione Noirot e Bruno Doucet nel 2010. Nel 2018 è uscito il suo saggio Diversité culturelle vers l'État culture, edizioni Labyrinthus. È uno dei fondatori della rivista Transculturale e Viceversa e il fondatore e direttore dell'Osservatoire della diversità culturale. In italiano troviamo il libro Io, voi, Jonathan, penso che si pronunci con l'H, in inglese è zero, e da Iannone editore nel 2015. Tra l'altro sul sito IBS, oltre a questo libro, si trovano alcuni dei libri francesi perché IBS pian piano ha cominciato a rubricare anche i libri nelle altre lingue. E partiamo proprio dalla poesia, dalla prima raccolta, per narrare un po' del tuo itinerario. Da Irpinia comincia con questa raccolta di poesie, Il viaggio culturale. Difatti, Irpinia era il primo sassolino. Buongiorno a tutti, prima di tutto, scusate il mio italiano che è logorato dall'immigrazione da tanti anni. E dunque, ripeto, Irpinia è stata la mia prima raccolta, la mostro qua, non so se lo vedete, che è stato pubblicato più di 35 anni fa. Ricorda, diciamo, il mio percorso dell'immigrazione che comincia nel porto di Napoli alla fine degli anni 50. Faccio parte, per farla breve, dell'ultima grande generazione della grande immigrazione italiana del dopoguerra. Dopo, certamente, gli italiani continueranno a immigrare, ma molto meno, e c'è il boom economico negli anni 60, all'inizio degli anni 60, e cambia tutta l'impostazione dell'immigrazione. Mi considero come uno degli ultimi figlio di questa ultima grande immigrazione, per farla breve. Ecco, questo fatto, di cosa si tratta in questa raccolta? Si tratta della presa di coscienza della forza della poesia come espressione a volte, tuttavia, dell'io, dell'individuo, ma anche dell'identità culturale. E in eco all'esperienza del Quebec degli anni 60, in quel momento la società francofona del Quebec si stava svegliando e affermava la sua rivoluzione tranquilla, la Révolution tranquille, che è stato portato avanti da grandi poeti, in cui alcuni sono diventati amici, e questa poesia è stata una sorsa di ispirazione per me. E ho voluto rispondere a questa poesia di grande qualità, che è stata scritta da Gaston Miron, per esempio, o Paul-André. Paul-Marie Lapointe, che è stato un poeta di grande rilievo, ho voluto rispondere a loro scrivendo in francese, perché la mia lingua purtroppo è il francese, anche se ho chiaramente la nostalgia dell'italiano, ma questo
rimane il mio percorso. Dunque ho voluto rispondere in francese a questa poesia dell'esilio, l'esilio interno che è legato all'esperienza postcoloniale. Ho voluto rovesciarla proponendo l'esilio, diciamo, legato all'esperienza estetica dell'immigrazione, che non volevo, al quale non volevo inchiudermi. Perciò, qualche anno dopo, abbiamo quasi, non dico, non vero, mi sbaglio, quasi simultaneamente, allo stesso momento, dunque negli anni 80, nel 84, subito dopo la mia pubblicazione, mi sono diciamo, legato con amici e abbiamo fondato la rivista Viceversa nell'84. Puoi farci vedere se hai lì una copertina? Sì, certo. Allora, vi faccio vedere un numero speciale di questa copertina, non so se la vedete bene. Sì, sì, sì. C'è le blu, c'è un po'. Era una rivista sull'Italia. Questa copertina è stata fatta da uno dei più grandi illustratori che di origine italiana, che si chiamava Vittorio. Lui aveva immigrato all'inizio degli anni 50. È stato, purtroppo non c'è più, è stato uno dei più grandi, diciamo, illustratori del Canada, ha fatto tanti tanti disegni e dunque ha fatto questa copertina per noi. E dunque la rivista era pubblicata in tre lingue e si definiva transculturale, per riprendere il concetto di transculturation di Fernando Ortiz degli anni 20-30, che voleva definire la cubanità, dunque l'essere cubano attraverso l'esperienza a volta della colonizzazione, dell'indianità, dell'ispanità e dell'immigrazione. Non so se l'ho detto, quattro sorgenti che hanno contribuito a creare questa identità cubana, e questo concetto di transculturation è stato ripreso poi. Lui era un grande allievo di uno dei grandi antropologi polacchi, adesso il nome mi sfugge, e che ha riconosciuto a Ortiz negli anni 20-30 di essere il padre di questo concetto, poi si è spappolato a livello della psichiatria transculturale negli anni 50, e poi è diventato un po' un epiteto, come dire, una qualificazione un po' che è stata ripresa in modo con confusione, direi, per definire sia l'immigrazione, sia la colonizzazione o gli studi postcoloniali. L'abbiamo messo a tutte le salse, ma non, il vero senso è quello proprio della ricerca di un'identità mista, ecco, data più di 80 anni fa a Cuba, ecco. Dunque, questo è la prima tappa. Sì, con la poesia poi cominci a scrivere racconti, poi scrivere romanzi, e si allarga la palette della ricerca. Sì, difatti. Traduci. Sì, è tutto un incrocio di interessi vari. Mi sono accorso abbastanza rapidamente che non potevo scrivere da solo nel mio ufficio e rimanere così indifferente allo spazio politico, allo spazio sociale. Dunque, mi sono interessato alla vita politica, ma prima c'era questo interesse di raccontare, e difatti devo rendere omaggio a mio padre. Mio padre è stato il mio primo raccontatore, il mio narratore, perché era un ottimo conteur, come si dice in francese, e penso che
proprio lui mi ha dato l'idea, il gusto, diciamo, il gusto, non so se la parola è giusta in italiano, ma di raccontare. Infatti le mie poesie sono molto narrative e mi mancava sempre di andare al di là e il mio primo romanzo, ancora una volta, è riallacciato alla storia dell'Italia, ma l'ho voluto fare in modo molto, molto sfumato. E cos'è questa storia dell'Italia? È il racconto che mi diceva mio padre quando eravamo bambini. Noi siamo quattro fratelli. E quando mio padre raccontava la sua storia, la sua guerra, lui è stato, si è trovato in questa drôle de guerre quando c'è stata l'armistizia in Italia, era tra il nord e il sud, lui è napoletano, era napoletano e andava a trovare suo fratello. Comunque, per farla breve, si è trovato in questa situazione molto barocca, molto italiana, di essere tra il nord e il sud, tra gli alleati che salivano e i tedeschi che erano sulla linea gotica. E difatti il mio primo titolo di romanzo si chiama La linea gotica, La ligne gothique. Chiaramente ci sono varie storie raccontate attraverso la linea gotica e ho voluto dunque riprendere la storia di mio padre, piantandola, diciamo, riprenderla in un modo oggigiorno. Ho preso come impostazione la guerra del 90 in Jugoslavia, nella guerra dell'ex Jugoslavia, perché chiaramente anche lì si trovano come dire, le basi di quello che è stata la grande avventura letteraria all'inizio della storia europea, che è l'Odissea. L'Odissea chiaramente si trova impiattata in quella zona lì, quando Ulisse scende, va a vedere Itacca è vicino alla la Jugoslavia, quello che era la Jugoslavia. Dunque riprendo questo viaggio iniziatico attraverso la storia e la geografia. Questo è Linea Gotica, ancora una volta evocando la storia di mio padre. Poi c'è un'altra storia nella storia che è molto interessante. Quando mio padre si è fermato a Livorno, ma accanto a Livorno e Viareggio, si è trovato come un incaricato da un ammiraglio che era antifascista. In questo gruppetto c'era un studente di medicina che poi è diventato un grande scrittore italiano e ha scritto proprio la storia di questa rivolta, ribellione dei Viareggini. E il libro si chiama Il clandestino, che ha avuto il premio Strega, e il mio padre si trova a essere un personaggio secondario di questo clandestino, che è un libro molto conosciuto dai lettori vostri italiani. E questo chiaramente per un scrittore è una cosa affascinante. Ecco, finisco là. Come giornalista ti sei anche occupato proprio, sono molti aspetti del giornalismo, ti sei provato a occuparti proprio della stampa, della ricezione della stampa straniera, della stampa in varie lingue, e quindi anche da giornalista ti sei provato
all'incrocio tra più culture. È il mio destino, difatti, lo sai bene Giancarlo, un po' il percorso che un figlio di migrante si trova confrontato, di essere, di difendere la cultura alla quale ha aderito per la forza delle cose. Dunque ho insegnato la letteratura québécoise e canadese qui in Francia, nelle università, e poi in un periodo molto ristretto, durante 2 anni, ho collaborato a un news magazine che non esiste più e che si chiamava Globe Hebdo, e facevo, diciamo, l'antenna, verificavo, facevo cosa bolleva in pentola degli altri news magazine nel mondo e cercavo di vedere le tendenze, così vedevo cosa stava succedendo nel mondo, e proponevo alcune vie possibili per la redazione. Ecco, è stato un ruolo molto modesto, ma mi ha dato l'idea di proseguire dopo un po' di tempo, di creare una syndication. E questo chiaramente è una cosa, diciamo, che era un po' troppo rapida e arrivava troppo veloce qui in Francia. Si parla dell'inizio degli anni 90, 93, 94, internet stava nascendo veramente, e dunque e gli spiriti qua, e la stampa, e i direttori di giornali non erano pronti a questa faccenda. Dunque arrivavo troppo presto, è stato un po' il destino mio di arrivare un po' troppo prima. Cosa vuoi? La cosa così. Dunque abbiamo concluso questa impostazione, però mi ha dato l'idea di proseguire altrimenti questa mia avventura tra le lingue e tra le culture. Sì, e ci accendi allora a questo osservatorio della diversità culturale che hai creato, fondato, e che oggi hai, come dire, ci sono altri che se ne occupano, ma sì. Come dire, è un'iniziativa che hai portato completamente sulle tue spalle, che hai avviato. E proprio anche qui, no, siamo sulla diversità, sì, culturale, siamo sulla, certo, all'incrocio delle culture. Esattamente, per spiegare come mai mi sono trovato in questa situazione, era il fatto ancora una volta di essere stato figlio dell'immigrazione. Difatti a quel momento sono stato preso, come dire, ho avuto un'attività come chargé de mission, come si dice in francese, dall'ambasciata canadese qui a Parigi. Avevo come carica di essere il go-between, la connessione tra gli intellettuali o le personalità canadesi della cultura in generale e della politica, con le personalità di primo piano francesi, fatto il tramite, ero io. E dunque, per me era una cosa naturale. Facevo la connessione, come se vi ricordate nei film degli anni 30, le ragazze che nel switchboard facevano toc 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 con i telefoni, mettevano i bottoni, non i bottoni, ma adesso la parola mi scappa, collegavano, e io sono stato il grande collegatore, difatti, un grande collegatore, diciamo modestamente, perché la cosa mi sembrava naturale. Dunque, durante due o tre anni, abbiamo creato questi table ronde al centro culturale canadese, e a quel momento di cosa si parlava? Si parlava
della necessità di trovare una, diciamo, una via di transito per permettere alle industrie culturali, alla cultura, di non essere una merce come gli altri. C'era un gran dibattito a quel momento in Francia, in Canada, su questa cosa, perché a quel momento, negli anni 90, il primo gennaio 94, ancora una volta, l'Organizzazione Mondiale del Commercio nasceva e voleva, diciamo, per farla breve, assumere tutta la parte, diciamo, dei servizi, e nei servizi, che erano loro negli anni 90, adesso si ritorna indietro volendo sviluppare soprattutto l'industria, al momento negli anni 90 gli servizi davano, diciamo, più valore, erano coloro che creavano il più grande valore nella economia mondiale. Eravamo nel cuore della mondializzazione a quel momento, era tutto positivo, tra virgolette. Dunque, a quel momento c'era una volontà degli stati di lasciare la cultura fuori di certi stati, tra i quali il Canada e la Francia. E questo è importante perché permette di spiegare tante cose oggigiorno. Dunque, mi trovavo in questo dibattito e allora mi sono detto: se questo si vale per gli stati, poi, per farla breve, questo è il risultato, è finito per creare una convenzione della diversità culturale all'UNESCO, che è stata accettata e adottata da più di 150 stati nel mondo. Questo è importante. Dunque, se gli stati possono farlo, perché non una società civile? Dunque, abbiamo creato in 2000 l'associazione dell'Osservatorio della Diversità Culturale, per fare la connessione con la società civile, ma non solamente francese, ma volevo farlo anche con altre società civili. Ma questo demanda molta energia e molti mezzi che non avevamo. E oggi, parliamo dell'oggi e del futuro, quali sono i progetti di scrittura in questo momento? Ah, i progetti sono vari. Sì. Grazie, proprio mi stavo domandando. Io, allora, i progetti di scrittura sono vari. Stavo guardando proprio adesso di riprendere ho ripreso e ho riscritto, manca devo scrivere la seconda versione, la terza, un romanzo che si chiama Eternel Retour, che è un ritorno su ciò che come dire, avevo scritto anni fa, un romanzo che avevo scritto anni fa, che voglio rivisitare dalla nuova generazione. E mettendo in prospettiva un dramma che è accaduto anni fa e mettendolo, diciamo, facendolo interpretare dalla generazione che ha 30 anni oggi, ecco. Questo il titolo di lavoro è Eterno Ritorno, Eternel Retour, che è un mito elaborato da Nietzsche, per esempio, o anche da Kundera, Milan Kundera. Questo è il primo progetto. Poi ho ripreso racconti, magari mi fermi, Giancarlo, perché sono magari dettagli. È la domanda conclusiva questa, poi è chiaro che potrei porti poi per ciascuna delle cose che ho letto. Io non ho letto tutto, ma posso considerarmi un buon lettore, di cui io caccia. Certo, lo so che... Ma questo sarebbe, nel caso, altre interviste. Qui è piuttosto il ritratto, l'itinerario. Certo, certo. Dunque, sono questo. C'è un romanzo che ho intitolato adesso Algoritmo, che riprende
frammenti di e racconti che avevo scritto, che ho voluto fusionare, fondere, si dice, adesso la parola mi scappa, non l'ho trovato. Fondere insieme. Fondere insieme per farne un romanzo con aggiungendo altri elementi, e mi sono reso conto che poteva reggere. Poi c'è una raccolta di poesie che si chiama Metis Rhapsody, che ho concluso e magari sarà pubblicato in Canada quest'anno o l'anno prossimo. Ma è difficile, oggigiorno il paesaggio diciamo letterario odierno. E poi devo dire che vorrei diventare un scrittore italiano, chiaramente, ma usando altri mezzi. Perché no? E pone la questione della lingua, questa è una cosa vuol dire scrivere in francese, scrivere una lingua nazionale. C'è tutta una logica, un'economia che oggigiorno è completamente esplosa come una bomba a neutroni che fa sparire la gente e lascia gli edifici intatti. Ma si vive anche con la pandemia, anche questa situazione un po' particolare, di vivere un cambiamento di cui non si sa fino a che punto ci cambia. Chiaramente tante cose hanno cambiato in un anno, una cosa incredibile, ma cosa vuol dire a livello della narrazione? Questa è una sfida. L'implicazione della narrazione. Allora, siamo là. Magari una conclusione, parlo molto, mi fai le domande, lì posso parlare per ore, chiaramente. Finisco là, mi dici. Sì, ringrazio anche da parte dell'equipe di Liberi TV che diffonderà questa intervista da parte degli ascoltatori. E auguro di proseguire a tramare delle cose con la Francia. Sì, questa Italia, no, che c'è, no, che fa parte del bagaglio di chi ha emigrato, io lo sono stato parziale, è importantissima, come anche non saprei rifletterci sopra, come anche scrivere a un certo punto in un'altra lingua, cosa che parzialmente mi sono trovato a fare. E anche non ci sono molte testimonianze, non mi pare per esempio che Ettore Bialciotti, altro figlio dell'immigrazione, sia proprio intervenuto perché sembra che vada da sé, no? Mi trovo ormai a vivere sempre, che ne so, in Francia, e a quel punto ho scritto in francese. Sì, ma difatti, se parli di Ettore Bialciotti, che abbiamo intervistato e che ho visto anche qua in Francia, viceversa, sì. Sì, lui ha rifiutato quando è ritornato, lui è argentino, ma quando è ritornato in Europa, ha rifiutato di andare in Italia perché trovava che era troppo vicina. Come era troppo vicina alla sua stessa vita, i suoi genitori erano italiani, e dunque, siccome voleva trovare una via di mezzo, ha scelto la Francia. E poi, man mano, poco a poco, si è dato da fare e ha preso i modelli di alcuni scrittori francesi e è diventato quel scrittore che conosciamo, e poi è morto, era all'Académie Française, dunque riconoscimento istituzionale assoluto.
ma ha rifiutato l'italianità veramente in modo conscio, quello che ci ha come dire, ci ha detto per permettersi questa libertà nella lingua, della lingua e intellettuale, ecco. E questo riguarda anche, lì concludiamo, quello che diceva Kafka nel suo giornale, nel suo diario, sì. E quando metteva in guardia, come si era, si diffideva della comunità ebrea, e diceva quello che ha detto molto, molto, questo la triplice impossibilità. Impossibile di scrivere in tedesco, impossibile di scrivere in ceco, e impossibile di scrivere, allora, impossibile di scrivere altrimenti che in tedesco. Adesso la situazione non è perfetta, ma spiegava che non poteva scrivere che in tedesco, anche se era ebreo, dunque sapeva anche un po' la lingua ebraica mescolata di tedesco. Adesso sì, era soprattutto l'Yiddish. L'Yiddish lo conosceva perché frequentava i teatri Yiddish. Quindi... Sì, lo conosceva, ma non voleva scrivere in Yiddish. In Yiddish. E non voleva scrivere nemmeno in ceco, che conosceva. La lingua della letteratura per lui era il tedesco. Dunque, è quello che affermava. E un po' questa situazione, ogni diciamo, esiliato, tra virgolette, io non so, o migrante, lo vive. Deve fare i conti con la lingua madre, la lingua della comunicazione, e scegliere, ecco, cosa, come impostarsi, come scegliere, deve scegliere. Oppure si apre un capitolo, si potrebbe parlare ancora un po' di tempo su cosa vuol dire scegliere le lingue della letteratura, come ha fatto Dante. Siamo al celebriamo anche, 700, è vero, anche come ha fatto Alessandro Manzoni, perché Manzoni tendeva, è stato tentato dallo scrivere in francese, e poi è diventato quello che è diventato, ma è stato tentato dallo scrivere come lingua di espressione letteraria dal francese. Penso che è in ciascun caso che si pone, in ciascun caso in un modo differente. Io dico in un altro modo, forse siamo noi che siamo scelti dalla lingua più che scegliere la lingua. Sì, certo. Sì, perché per esempio l'esempio che facevi di Byung Soo Thi, è chiaro che non può, tra virgolette, perché non poteva scrivere in italiano, non poteva più scrivere in italiano, ben che potesse farlo, che paradosso, no? Ma lì c'è un altro capitolo, che le nozioni di resistenza, cosa resiste, dobbiamo scrivere contro di noi, contro ciò che è più naturale, per andare avanti, per fare uscire ciò che non esce. È una riflessione anche metafisica, chiaramente, ci porterebbe a discutere più ampiamente su questo, ma siamo oggigiorno più che mai in questa situazione, che legata sia alla pandemia che alla fine della globalizzazione finanziaria. Oggigiorno siamo convocati tutti noi a ponersi queste domande e a fare in modo che queste domande siano, diciamo, illustrate e portate avanti a livello sia estetico che etico e che politico. Siamo obbligati di trovare una soluzione, obbligati. Sì, è un intreccio. Siamo un
momento. Ma io pensavo tutt'altra questione e poi concludiamo. In effetti ho pensato, ma anche oggi i giovanissimi matematici di tutte le lingue, a parte i francesi che hanno un po', insomma, che qualche cosa esiste in francese, ma i matematici nel pianeta scrivono in inglese, altrimenti non avrebbero lettori, hanno pochissimi lettori delle loro cose. Scrivono solo in inglese, gli italiani scrivono in inglese, non scrivono in italiano. Eh sì, questo è problematico, perché la matematica è una lingua in sé. Boh, adesso, chiaramente, questa è la lingua della scienza, è un grande dibattito che ho sentito già quando in Canada, 35 anni fa, c'erano convegni su questo argomento. E chiaramente occorre mettere in prospettiva, chiaramente la lingua franca, tra virgolette, è l'inglese, ma più che mai oggigiorno è la lingua del computer 01, la langue machine, la lingua della macchina, che è 01. E questa è la lingua che oggigiorno sta mettendo a terra tutte le lingue e le sta, diciamo, le rende periferiche. Questo vuol dire che la cultura va sparendo. E ciò che fa un italiano, un francese, un inglese, un tedesco, sparisce, poi anche sta sparendo per avere questi cittadini mondializzati che rispondono all'impatto numerico 0-1, ti piace o non ti piace, ami o non ami. Questa è una dittatura Abbiamo la chance di liberi.tv, dove alcune volte mi capita di fare, diciamo così, degli approfondimenti. Ci diamo appuntamento per costruire una conversazione, mi armerò anch'io, intorno alla lingua. Ecco, ma non voglio prendere troppo tempo. Sento che diventa un'altra intervista qua. Ci diamo appuntamento per questo. Sì, se vuoi, così si può costruire tutto un argomento. Alcuni punti sulla lingua propria, la lingua altra, d'altra lingua, insomma, ci sono vari elementi di indagine aperta per noi. Direi, perché stiamo pensando al nostro gruppo fare su questo argomento, alla, diciamo, la necessità per lo scrittore, che oggigiorno un scrittore come corporazione, la corporazione degli scrittori è marginalizzata in generale nel mondo, e di fare in sé, di riflettere sul valore della catena, la catena del valore nell'ambito della scrittura, dello scrittore oggigiorno. Cosa vuol dire essere scrittore? Che valore ha oggi? E come può incidere sulla influenzare lo spazio pubblico? Che diciamo, preso dalle grandi gruppi come i GAFAM, come si dice in francese, i gruppi Facebook e Twitter e compagnia bella. Ecco, sarebbe la conclusione del nostro incontro, mio caro amico. Bene, d'accordo Fulvio, ci daremo un altro appuntamento. Ti ringrazio ancora, grazie ancora. Ringrazio a voi, ascoltatori e telespettatori di questa televisione. Arrivederci. Grazie. Liberi.tv. Okay.